smile. E noi ragazzi della prima C presentiamo le emozioni a confronto per valore personale. Mi chiamo Maurizio, ho la stessa vostra età e sono qui per farvi conoscere il mio passato. Che nonostante tutto la vita è bella. Su, chiedete. Andavi a scuola? Sì, ci andavo, ma un bel giorno sono arrivati dei signori e ci hanno portato via. Dove? In un posto talmente brutto che l'unico momento più bello era la notte, perché non si vedeva nulla. Povero te, e i tuoi genitori? Quando sono arrivato mi hanno portato in una stanza e non ho più visto i miei. Cosa hai provato quando non hai visto più i tuoi genitori? I giorni piangevo sempre, poi ho imparato a non averli vicino, ma ad averli vicino nel mio cuoricino. Che tristezza, ma giocavi? Giocavo, più che altro fantasticavo. Facevo diventare quell'inferno una volta un prato fiorito e una volta una pasticceria. Ma alla fine non sentivo l'odore dei fiori, ma sentivo uno strano odore. E da quella pasticceria non ho mai mangiato nulla, perché il mio pancino brontolava. Cosa mangiavi? Non lo so, mi davano da mangiare un qualcosa, che io facevo diventare un qualcosa di buono. Mi dispiace, allora noi siamo dei bimbi davvero fortunati. Ora posso farvi una domanda? Sapete perché i bambini della Shoah disegnavano sempre una farfalla gialla? Segno di libertà, anche noi dovremmo essere sempre come quella farfalla gialla che vola su quel filo spinato. Sento danza. Okay. Beautiful that way.